Eccoci, buongiorno a tutti. Come stiamo? Come stiamo? Insomma, il caldo è tanto veramente, soprattutto qua in Sicilia, ancora tuttora si soffoca. Una cosa incredibile. Oggi c'è un po' di venticello per la verità, però abbiamo trascorso 2 settimane, ma veramente 2 settimane di fuoco. Io non mi ricordo un'afa così forte, oltre al caldo, parlo di afa. L'altra sera non potevo neanche uscire sul balcone, sulla terrazza, che ti arrivava un'aria calda veramente incredibile. E dire che io ho il mare a 50 metri proprio sotto casa. Ma comunque, allora, cari amici, eccoci nuovamente a voi per la nostra solita diretta scuola di lotto. Che dire, devo dire, intanto io vi voglio ringraziare perché siete in tanti che mi chiamate al cellulare e mi fate i complimenti, lo devo riconoscere. Sono tantissime le chiamate che arrivano da tutta Italia, da tutte le parti d'Italia. Ebbene, la cosa mi riempie veramente di orgoglio e mi sprona sempre a fare meglio. Allora, prima di iniziare, volevo fare gli auguri di buon compleanno a una mia carissima amica che è Daniela Costarelle di Cosenza. Noi con Daniela siamo amici da tantissimo tempo, una donna di classe, una donna che mi segue su e che chattiamo quasi spesso tutti i giorni. Quando nasce la vera amicizia è così. E Daniela è una vera amica, a parte che è una donna di classe, culturalmente molto preparata, e ha fatto il compleanno ieri. Un'altra persona a cui voglio veramente fare gli auguri è Giusy Amato, è una mia conterranea di Ramacca, che ieri ha compiuto i suoi primi 60 anni. Lei è una mia associata, gioca all'otto e ha vinto come tanti. Tanti, devo dire, in tanti c'è diffidenza. In che senso? Io avevo consigliato a tutti i miei associati il 23 di luglio un solo ambo che era il 1976 sulla ruota di Bari. Questo l'avevo consigliato il 23 luglio. Saranno passati 4 estrazioni, credo. Bene, già alla seconda estrazione di ritardo, le prime lamentele. Parliamo di un solo ambo, signore, eh? Di un solo ambo. E lei e cosa mi ha dato e cosa non mi ha dato? Signora, bisogna riconfermare la previsione. Non è che a colpo i numeri hanno bisogno di tempo per la loro maturazione. No, ma ci sono quelli che fanno vincere le quaterne a colpo. Io li vedo nella televisione. E allora si rivolga signora, a quelli della televisione, chiaramente, no? Bene, purtroppo non c'è la cultura del lotto. Bene, al quarto colpo è sortito un solo ambo, parlo, 1976, a Bari, sulla ruota di Bari. Poi mi hanno richiamato e io che ne sapevo, e io che l'ho tolto. La colpa, poi si sono addossate loro la colpa. Prima la colpa era mia, che era il terzo colpo e non sortiva, allora questo lottologo non serve. Al quarto colpo sortisce un solo ambo, l'ambo secco. Bene, poi sono diventato bravo. Cioè, la cosa ormai, sinceramente, mi viene solo da ridere, capito? Mi viene solo da ridere. Questo purtroppo perché tanta gente è fuorviata da queste trasmissioni televisive continue, continue, continue. Io nella mia vita in tanti lo possono testimoniare, non ho mai avuto 899 e tantomeno pretendo di averne. Io ho il mio numero del cellulare ed è giusto che sia così perché chi si associa con me ha tutto il diritto di chiamarmi, rimproverarmi, ma parla con me, non parla con una macchina. Questo 899 di chi è? Va a scoprire.
Con me no, con me è diverso. Io sono stato sempre per la chiarezza, sempre, sempre per la chiarezza. E in effetti devo dire una cosa, che io ho un seguito altissimo in tutta Italia, proprio perché io sono chiaro con la gente. Io non prometto né la luna né niente. Io l'unica cosa, come qualsiasi altro lo tolgo che si rispetti, è la spiegazione delle metodologie. Perché le previsioni provengono dalle metodologie, non dal gioco delle carte, dalla telefonata alla buonanima o dal numero delle targhe delle macchine. Queste sono solo schifezze. C'è chi lo fa, però c'è stato un mio conterraneo molto famoso, purtroppo molto famoso, in un film di tanti anni fa, mi ricordo che ha detto: "U tempu dei chiacchiere finio", cioè il tempo delle chiacchiere è finito. E in effetti sotto questo aspetto quella persona aveva ragione, un tempo le chiacchiere è finito ed è finito anche per loro, perché vi assicuro una cosa, in tanti di loro mi chiamano prima per avere le mie previsioni, questi che fanno televisione, io non glielo, no assolutamente, guarda, ma in tanti mi hanno chiesto l'ambo segreto, non glielo do, io preferisco darlo a tante altre persone, ma che non siano queste persone che fanno televisione, assolutamente, perché loro ne farebbero un business che non vi dico. Comunque, andiamo a noi. Ripeto, sono contento perché mi fate tutti questi complimenti. Allora, iniziamo, prendete carta e penna con la prima metodologia. Con la prima metodologia di oggi, la cadenza 2 è vincente. Sì, allora, cari amici, quando sulla ruota di Genova sortiscono due numeri di cadenza 2, noi giocheremo sulle ruote di Bari e Firenze, scusate, lambada 26, con tre abbinamenti che sono il 54, il 52 e il 61. Andiamo e andate a verificare. Prendiamo l'estrazione del 19 settembre 2019. Dobbiamo andare a ritroso nell'estrazione. Sulla ruota di Genova sortisce l'ambo 82-42. Noi cosa metteremo in gioco? Sulle ruote di Bari e Firenze, però, cioè la ricerca la facciamo sulla ruota di Genova, mentre li andremo a giocare sulla ruota di Bari e Firenze. Andiamo. Quindi 19 settembre, sortisce l'ambo 82-42, siamo nelle condizioni per cui possiamo operare. Quindi noi metteremo 26 abbinati col 54, 52 e 61. Bene, all'ottavo colpo, ambo 26-54 sulla ruota di Bari. 26-54 Bari. Ci vuole la condizione, chiaramente, giusto? Non è che ogni estrazione. Noi dobbiamo trovare sulla ruota di Genova un ambo di cadenza 2. Allora, il 22 ottobre, su ruota di Genova, sempre su Genova, sortisce l'ambo 12-82. Andiamo a verificare al secondo colpo ambo 26-54 a Firenze, perché abbiamo detto 26 è il capogioco, mentre gli abbinamenti al 26 sono 54, 52 e 61. Passiamo al 29 ottobre 2019, chiaro. Sulla ruota di Genova sortisce l'ambo 62-32. In questo caso, al terzo colpo, soltanto lambata 26. Capita, succede. 19 novembre 2019. Ambo su Genova 82-72. Al terzo colpo sortisce l'ambo 26-61 sulla ruota di Bari. 2 gennaio 2020. Su Genova sortisce l'ambo 62-42.
sortisce Lambo 26-61 al terzo colpo su Bari. 11 gennaio 2020, su Genova sortisce Lambo 82-2, al primo colpo sortisce Lambo 26-52 su Bari. Ah, il 2 gennaio ho dimenticato a dirvi che al terzo colpo sortisce Lambo 26-61 su Bari, quella precedente. 6 febbraio 2020, a Genova sortisce 82-12, possiamo operare, a quinto colpo sortisce Lambo 26-52. 12 marzo 2020, su Genova troviamo 52-42, al quarto colpo sortisce Lambo 26-61 a Firenze. 12 marzo 2020, sortisce Lambo 52-42, al quarto colpo, questo l'abbiamo detto 12 marzo, allora 14 maggio, che marzo poi lo sapete c'è stato il blocco, quindi poi si è aperto il 5 maggio, no? Mi ricordo. Allora, il 14 maggio a Genova Lambo, troviamo Lambo 42-22. Al quarto colpo sortisce Lambo 26-54 a Firenze. Il 16 maggio 2020 a Genova troviamo 82-42. Al terzo colpo sortisce Lambo 26-54 sulla ruota di Firenze. 19 maggio 2020, a Genova troviamo Lambo in cadenza 2, 72-62, e al secondo colpo troviamo Lambo 26-54 sulla ruota di Firenze. Allora, prima di spiegare l'altra metodologia, voglio fare una precisazione. Sono stati in tanti a venire in possesso del mio metodo Lambo segreto. Allora, a tal proposito, devo fare una spiegazione e una precisazione. Chi acquista Lambo segreto deve sapere che è una metodologia che ricava un'ambata capogioco su due ruote con due abbinamenti. Gli abbinamenti sono due vertibili, due numeri vertibili. Bene, alcuni che hanno acquistato Lambo segreto mi hanno ritelefonato e mi hanno detto: ma come? Lambo non sortisce. Allora, perché loro mi hanno fatto questa domanda? Primo, e mi rendo conto perché non c'è la cultura del lotto. Secondo, perché per operare con Lambo segreto, per la ricerca dell'ambata, vi ho detto, il metodo si divide in due parti, ricerca dell'ambata e ricerca degli abbinamenti. Prendiamo la ricerca dell'ambata. Per la ricerca dell'ambata bisogna andare indietro nelle estrazioni di 10-12 estrazioni. Voi avete il raccoglitore, perfetto, dove abbiamo tutte le estrazioni. Andiamo indietro, l'ultima estrazione è stata quella di ieri sera del 4 agosto. Bene, sapete cosa succede? Se stamattina qualcuno ha ricevuto il mio ambo segreto, prende le due ruote consecutive, prende l'estrazione del 4 agosto e fa il calcolo. Poi non sortisce Lambo, mi richiama, non è sortito Lambo. Scusi, ma io ho fatto i calcoli. Ma quale calcoli ha fatto? Ho preso l'estrazione del 4 agosto, esempio. Signora, questi non sono calcoli, questi sono calcoli renali per me. In che senso? Vi ho detto che qualsiasi numero per la sua sortita ha bisogno della maturazione, come le pesche, come le fico, come tutto. Allora, qual è
il punto, il trucchetto per vincere a colpo o quasi a colpo. Bisogna andare a ritroso nell'estrazione. Prima! Andiamo indietro di 12-13 estrazioni. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 estrazioni. Mettiamo 12 estrazioni. La media è quella, 12-14. Si fa il calcolo. Prendiamo Bari Cagliari, un esempio. Fate il calcolo. E allora andate a vedere, perché c'è una tabella. Dopo che fate il calcolo andate a confrontare per la ricerca dell'ambata, nel metodo c'è una tabella dall'1 al 90 al quale corrisponde il numero. Siamo al 4 luglio al calcolo. Per esempio prendiamo il numero 49, qua è sortito, prendiamo il 49, non è sortito. Andiamo avanti, non è sortito, non è sortito, non è sortito. È sortito. Un esempio faccio. Bene, ricordatevi che eravate al 4 luglio, a ritroso. L'estrazione, l'ultima qual era? Era quella del 4 agosto, perché ci siamo spostati indietro nell'estrazione, chiaro? E allora, dal 4 luglio l'abbiamo già bruciata, non ci serve. Passiamo a quella successiva, all'estrazione successiva. Prendiamo, facciamo la somma. Facciamo tutto, andiamo a confrontare nella tabella, ci esce il numero e andiamo a confrontare. 1, 2, è sortito, che faccio? Nuovamente il calcolo, andiamo indietro. 1, 2, 3, questa invece non è sortita. Allora, quella è l'ambata, il capogioco da tenere fortemente in considerazione. Da tenere in considerazione da quando? Dal 4 agosto, cioè da ieri sera. Cioè nell'estrazione di domani, che è 5 agosto e che è 6 agosto, io metterò in gioco l'ambata che mi sono ricercato. Ma l'ambata non basta, allora bisogna calcolare i due abbinamenti da associare all'ambata. Cosa faccio? A questo punto per l'ambata non ci occorrono più 12-13 estrazioni, perché andremo a trovare due numeri vertibili. Ci bastano 4-5 estrazioni. Se questi due numeri non sono sortiti, chiaro, cosa facciamo? Li accoppiamo con l'ambata precedentemente calcolata. Poi mi chiamate e mi dice: ma signor Vitale, lei aveva ragione. Poi mi fanno questi discorsi. Tutti mi hanno fatto questi discorsi, chiaro? Tutti, perché purtroppo sono stati abituati a sentire in televisione: domani sortisce al 100%, ma quale 100%? 100% è una casa cinematografica e loro fanno i cinema loro li fanno. Loro fanno i cinema con questo 899, promettendovi a colpo l'ambata. Promettendomi al colpo l'ambo, il terno, la quaterna, le cinquine sono arrivate a dare pure. Le cinquine. Io vorrei fare i nove, ma non li faccio. Ma tanto voi li conoscete. Capite? Le cinquine. Le cinquine. E che bisogno hanno di lavorare? Fatemi capire. Il lotto è studio, il lotto è ricerca, il lotto è pazienza. Il lotto è pazienza. Come l'ultimo ambo, 1976, lo hanno abbandonato e l'hanno perso. E poi mi scaricano la responsabilità su di me. Vedete com'è? Ma io era troppo, quattro estrazioni, un ambo. Troppo. Cioè voi, la gente vuole vincere a colpo. Questo nel lotto non è possibile, succede, ma non è possibile, perché voi bruciate soldi in ricevitoria, voi bruciate con gli 899 dei soldi, perché oltre a fare l'899 poi dovete andare a giocare, dopodiché vi stancate e chiamate Mario Vitale, mi sembra logico, già?
e poi Mario Vitale. Poi con Mario Vitale, se un ambo ritarda quattro estrazioni, Mario Vitale non serve più. Ma voi con loro quante volte avete vinto? Ma fatemelo capire, quante volte? Io, signore Quaterne e Cinquine, non ne prometto a nessuno. I terni sono difficili, attenzione, sono difficili i terni. Qua parliamo di ambate ambo. I terni, se ci fermiamo nelle varie metodologie, o vinciamo durante il mese, parlo però, attenzione, o l'ambo o il terno, ma ancora ancora. E allora io vi dico una cosa, io avevo delle metodologie e pubblicizzavo dei terni dove utilizzavo un certo algoritmo, va bene? Ha funzionato per un certo periodo, un paio di anni, ha funzionato. Dopodiché mi sono accorto che l'algoritmo è andato fuori convergenza, non ha più funzionato. Bene, c'è gente che ancora mi chiama. E vuole i terni? No, 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 mi dispiace, no, 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 dico no, io devo dare alla gente quel metodo che li faccia vincere, non prometto la luna, perché l'ambo segreto è una metodologia per l'ambo, dove però, attenzione, essendo un capogioco con due abbinamenti su due ruote, molti, e vendono tre numeri, chiaro, alcune, le casalinghe soprattutto, l'hanno messo in lunghetta e nell'arco di ogni anno, due, tre volte l'anno, dal 1939 ad oggi, ha dato sempre i terni, però uno, due, tre terni l'anno, attenzione. Lì non è bravura mia, attenzione, lì è fortuna perché sortendo due vertibili e sortendo il capogioco, ecco il terno confezionato. Ma io non lo do per terno, anche se si vince il terno qualche volta, attenzione. Per cui la mia onestà intellettuale mi ha portato a chi mi chiama, a parte che quando sento che mi chiamano per i terni, io già di per sé, credetemi, dico no. Dico no. Addirittura mi hanno chiamato per le quaterne. No, io di queste cose non ne faccio. Io voglio camminare con la testa, con la fronte pulita. 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 Chiaro, eh? Allora, per chi volesse il mio ambo segreto, che vi dico, lascia due, tre ambi al mese. Mi deve chiamare al 334 19 18 991. Lo ripeto, 334 19 18 991. 334 19 18 991. Passiamo all'altra metodologia di oggi. Scusate se io parlo così, però a me io sono schietto con la gente, non. Ma non per farmi bello, compagnia bella, io sono questo qua. Io sono questo. Io ho fatto televisione in Sicilia e non solo in Sicilia, attenzione, anche oltre. Ebbene, conducevo scuola di lotto senza 899. Allora in televisione c'era la diretta con le persone, a ognuno davo una metodologia. Per esempio, la signora Carmelina, la signora Rosalia, la signora Giusi, compagnia bella, a ognuno spiegavo. Poi mi richiamavano perché era giornaliera, dopo una settimana, 3-4 giorni e mi ringraziavano in diretta per le vincite, perché io faccio lotto, io ho 40 anni che scrivo sui giornali di lotto, chiaro? Non un giorno, io scrivevo quando c'era il professore quello di Giarre, mio carissimo amico, addirittura mi portava sempre con lui a Taormina, perché lui era vicino a Taormina, Antonio Longo, il professore Antonio Longo, dove io ho una grande stima, la buon'anima. Poi sento altri che cercano di scimmiottare il professore Antonio Longo, ma il professore Antonio Longo, se c'era uno con il quale si sedeva a tavola, era il sottoscritto. Era il sottoscritto. Lo stesso anche Osvaldo Manara, un caro amico, un carissimo amico. Ora c'è anche chi si appropria delle tecniche di Osvaldo Manara. Comunque, lasciamo stare. Allora. E mi voleva in televisione con lui. No, no.
questo che fa televisione, assolutamente no. No, ho detto no, perché sanno chi sono, è chiaro. Allora, passiamo adesso alla ruota Bari e Nazionale. Questa metodologia che vi propongo ricava un capogioco e tre ambi per le ruote di Bari e Nazionale. Allora, ad ogni quinta estrazione del mese noi calcoleremo l'ambata. Come facciamo a calcolare l'ambata? Prenderemo il primo estratto di Bari più il fisso 56 e troviamo l'ambata. Gli abbinamenti per ambo saranno 22, 29, 60 e 80. Allora, dice, ma questi sono metodi sommativi? Sì. Allora, dovete sapere una cosa, che con le macchinette Venus la tipologia estrattiva e anche estrazionale è cambiata. Qualsiasi metodo valido non basta metterlo se non è supportato da una statistica forte. Io che scrivo sulla settimana del Lotto, Lotto Corriere, prima di pubblicare un metodo, vado a ritroso nell'estrazione, nei calcoli, dopodiché lo pubblico. E lo stesso faccio con voi. Gli algoritmi sono cambiati. È la tipologia estrattiva. Molti non l'hanno capito. Io leggo articoli che ancora sono fermi ai tempi dei canonici dell'igno, cioè non vi dico. No! I codici sono cambiati. Se non hai il codice giusto sommativo, è inutile proporlo. Che poi è per un determinato lasso di tempo. Cosa che non succede, attenzione, nell'ambo segreto. No, non è così, perché questo sfrutta una particolarità che si opera estrazione per estrazione, con un procedimento a incrocio, che diciamo, mi permetto di dire, è quasi impossibile non vincere l'ambo. Non prometto vincita a ogni colpo, sarei un lestofante e io non sono questo. Però ve l'ho detto. 2, 3 ambi al mese con questo. Oddio, può essere anche un ambo, attenzione, eh? Diciamolo, ma voi giocate 2 ambi, non è che giocate una marea di ambi con l'ambo segreto, attenzione, è ridotto al minimo, ma ha sempre vinto, ha sempre, però come vi ho spiegato io, attenzione, eh? Non commettete l'errore di fare il calcolo all'ultima estrazione in ordine di tempo, no, no, questo mai. Allora, andiamo a noi. Abbiamo detto, ricava, siamo Bari Nazionale, dobbiamo trovare la previsione vincente. L'ambata che dobbiamo ricavare la calcoleremo alla quinta estrazione di ogni mese. Prenderemo in considerazione il primo estratto di Bari al quale sommeremo il fisso più 56. Siamo all'11 giugno 2019, controllate per favore. Ecco, mi sta scrivendo Anna Maria D'Agostino. Anna Maria D'Agostino non è una a cui piace giocare al lotto, però è una carissima amica mia che ci lega un'amicizia quarantennale, perché io ero amico della buon'anima del fratello Cesare, che purtroppo per motivi ci ha lasciato, ma col quale noi ci sentiamo tutti i giorni e parliamo sempre di Cesare, perché Cesare è sempre vicino a noi. Era un giocatore del Ragusa Calcio, immaginate. Allora, siamo all'11 luglio 2019. Come abbiamo detto, dobbiamo prendere il primo di Bari più 56 alla quinta estrazione. Quindi 15 luglio, no, 11 luglio, 11 luglio 2019, il primo di Bari è 70 più 56 ci dava più l'ambata, cioè,
56, ci dava Lambo 70-29 al terzo colpo sulla ruota di Bari. L'11 luglio, primo di Bari, più 56, ci dava Lambo 22-80 al primo colpo sulla nazionale. Poi passiamo al 10 agosto 2019, al primo colpo sulla nazionale Lambo 67-29 con la solita formula, primo di Bari più 56 e con gli abbinamenti al capogioco 22-29-60-80. 10 agosto 2019, 67-29, primo colpo sulla nazionale. 12 settembre 2019, a terzo colpo 45-29. 10 ottobre, al terzo colpo, Lambo 1-22 su Bari. 12 novembre, sortisce Lambo 78-60 sulla nazionale. Confrontateli voi. 12 dicembre, 22, solo ambata sulla nazionale, solo ambata questa volta. 12 dicembre, l'11 gennaio, al sesto colpo a Bari sortisce Lambo 40-80, l'11 febbraio sortisce Lambo al quarto colpo sulla nazionale 42-60, il 12 marzo... Scusate un attimo. Allora, 12 marzo, no, 11 febbraio, Lambo 42-60 al quarto colpo sulla nazionale, il 12 marzo il calcolo, al terzo colpo sulla nazionale 47-22, 14 marzo, solo ambata, 69 sulla nazionale al terzo colpo, poi 14 luglio, no, come 14 luglio? Luglio, a luglio abbiamo il primo luglio, 27-60, ambo secco sulla ruota di Bari, sulla ruota di Bari. Ecco. Allora, detto questo, vi voglio spiegare un'altra metodologia. Prendete carta e penna, prendete le estrazioni. Un attimo. Allora, andiamo a noi. Allora, per calcolare l'ambata a ruota, su qualsiasi ruota, occorre la condizione che sia presente un ambo della stessa cadenza. Nella stessa cadenza 41-21, 22-42, ecco, della stessa cadenza. Estrazione 28 maggio, andate a controllare per favore. Napoli, sulla ruota di Napoli sortisce Lambo 41-21. Noi metteremo in gioco come capogiochi, nella stessa ruota di calcolo, 2-20. Vogliamo andare a confrontare? Andiamo a vedere. Siamo al 28 maggio. È sortito 41-21. Noi giocheremo 2-20 su Napoli. Napoli al primo colpo il 2. Stessa estrazione, 28 maggio. Su Palermo sortisce 87-67. Siamo a Palermo, dobbiamo andare a trovare o 2-20. Palermo, andiamo a vedere. Palermo, il 2. Andiamo avanti. Dobbiamo trovare un ambo in cadenza. L'ultima estrazione di quale mese è? Di maggio. 61-41. Sulla ruota di Palermo. Andiamo a vedere. Dobbiamo trovare o il 2 e il 20. Palermo, 2. Al primo colpo. No, al secondo colpo. Sulla ruota di Palermo, il 2. Andiamo a vedere. 4 giugno, Venezia, 68-88.
Dobbiamo trovare o il 2 o il 20. Abbiamo detto Venezia, sì. 1, Venezia, Venezia. Venezia, il 2, il 16 giugno. Può ritardare qualche estrazione, ma c'è, ma c'è. Abbiamo detto Venezia 68-88. Andiamo a vedere. 6 giugno, Bari 68-48. Metteremo in gioco il 2 e il 20. Andiamo a vedere. 1 o il 2 o il 20. Il 20, Bari. Andiamo a vedere. Milano, sempre 6 giugno, 31-11. Milano 20 a primo colpo. Poi siamo 9 giugno. 74-54 Venezia, 74-54 Venezia, il 2 e il 20, 1, 2, 2, Venezia, andiamo avanti all'infinito, Bari, 11 giugno, 33-53, siamo sulla ruota di Bari dall'11 giugno, 2 e 20, 20 a Bari. Sempre 11 giugno, Firenze 67-47. Firenze 2-20 dobbiamo trovare. Firenze, Firenze, Firenze. Questo sto ritardando un po'. 2, Firenze. Sortiscono, sortiscono. Napoli 84-14. 2-20, vediamo. 1, Napoli. Abbiamo detto Napoli. 2, Napoli. Signori, non vi fate prendere in giro da nessuno. Non vi fate prendere in giro da nessuno. Perché vi prendono in giro. Il sottoscritto no. No. Quando mi chiamano e mi dicono mi dia la quaterna, io riattacco. Si rivolga a Padre Pio, con tutto il rispetto per Padre Pio. Si rivolga alla Buonanima. Si rivolga a quelle che vendono materassi, quelle che fanno le carte in televisione, quelle che vendono pomate, ma non sono lottologi. Per essere considerato lottologo ci vogliono 40-50 anni di esperienza. Io l'ho fatta sulla mia pelle. Io a 10 anni, perché sono stato adottato dai monaci di Mazzarino, lo sapete, mi mandavano scalzo a 10 anni, scalzo nei paesi con un pappagallino a vendere i numeri. E la sera mi facevano studiare lotto per un pezzo di pane, per una minestra. Capito? Io posso fare lotto. Tutti gli altri no. Ciro Vitale poteva fare lotto. Domenico Manna può fare lotto. Poteva fare lotto. Questi siamo i lottologi. E io appartengo a loro. Loro non appartengono a me. Questi nuovi. Attenzione, eh? Questi nuovi. Chiaro? L'unico che poteva stare vicino a un Domenico Manna, una volta sono andato a trovarlo, sapete che mi ha detto: Mario, ma che insalata stai combinando? Ma io sono nato dalla loro scuola. Io c'è più di mezzo secolo che faccio lotto. Bravo o meno bravo, ma io c'ho mezzo secolo che faccio lotto. Ma non prometto mai vincite a colpa a nessuno. Prometto le vincite, ma con cautela. Dico sempre di giocare con cautela. Terme, quaterne e cinquine sono sogni. Sono sogni. Sono sogni. Difatti, quando mi sono accorto che la metodologia per il terno non funzionava, io immediatamente l'ho tolto. L'ho tolto immediatamente, assolutamente. Io di queste cose non ne faccio. Io ho il mio ambo segreto, mi faccio le mie vincite. Chi ha preso l'ambo segreto mi ha ringraziato fino adesso. Non ogni colpo, per carità, che ogni colpo bello sarebbe. Altro avremmo, ma con la ricerca, con la costanza, con l'abnegazione, con lo studio, si arriva alla vincita. Spendendo poco, giocando poco. Giocando poco. Due ambi sono. Due ambi. A ruota. Su due ruote, chiaramente. Su due ruote. Chiaro? Chiunque li gioca. Materne, quaterne, cinquine, li lascio a loro, li lascio a voi che vi fate prendere proprio da questa gente, perché scusate, ne ho visto uno in televisione, una che conduceva, un sommozzatore, lo ha fatto buttare in acqua,
In questa è realtà, eh. E uscivo con un numero, sembrava Maiorca, vi ricordate la buon'anima di Maiorca? Solo che Maiorca era un campione del mondo, sceso a 100 metri. Questi saranno scesi, ma questo l'avevo in tasca, uscivano col numero, si presentavano e io dovrei avere fiducia di una cosa del genere. Di una cosa del genere. Beh, questo significa offendere l'intelligenza delle persone. Significa offendere l'intelligenza della gente. Allora, signor, se mi volete chiamare e avete fiducia in me, fatelo, altrimenti pazienza, io no. Il mio numero di telefono è il 334 19 18 991. Perfetto. Io più di questo non ho che cosa dire. Spero di farne altre. Spero di farne altre. Adesso mi vorrei andare a fare un bel bagnetto. Mi porto mia nipotina Giorgina. Me la porto a mare. Io la spiaggia ce l'ho proprio qua, sotto casa. Esco dal cancello. E a 20 metri c'ho la spiaggia. Beh, meglio di questo, scusate. Meglio di questo ce n'è. Allora, signore, che vi devo dire? Ci risentiremo quanto presto, sperando sempre nella buona sorte, cercando di essere principalmente onesti, che è alla base. Bravi, tutti siamo bravi e tutti siamo scarsi, perché il lotto è questo. Fenomeni non ce ne siamo. Compreso io. C'è un particolare. Sono uno studioso del lotto, da mezzo secolo. Perché, signori miei, i primi 10 anni di studio non capisci niente. Dopo 20 anni cominci a capire qualcosa. A 30 anni diventi bravino. Dopo 40 anni di studio diventi bravo. A 50 anni ti suona la banda del paese, ti dice a tua moglie, ce lo dobbiamo portare. Il lotto è questo, niente fenomeni. Gente che studia, gente onesta, sì. Sì. E per gente onesta io mi riferisco, vi dico subito, a Stefano Lotto, a Cesare Baldazzi, mi riferisco a Andrea D'Annibali. Queste sono le persone. Angelo Gargiulo, mi riferisco Angelo Gargiulo. Carità, Sergio Mastropasqua, questi sono i lottologi. E se volete, come ultimo mi aggiungo pure io, va bene? Fatele brave, fatele brave.